80 anni dal voto per le donne. Abbiamo qui qualche piccola sorpresa, ce la presentano la signora Rosa Russo e Rosa Mauro. Abbiamo una delle ragazze che è andata a votare per la prima volta. Abbiamo la signora Titina Alfaro Fiorentino, che ha votato per la prima volta il 2 giugno del 46, era una ragazzina. Era emozionata? Sì. Molto emozionata? Sì. Non ci svelerà per il momento per chi ha votato? Sì. Sì, ce lo dirà? Per chi ha votato? Per la Repubblica o per la Monarchia? Per la Monarchia. Ha votato per la Monarchia. Anche mia madre ha votato per la Monarchia. Sì, sì. Tutte le giorni su... Invece gli uomini no. Votavano tutta la Repubblica. Le donne erano nostalgiche, si sentivano sicure. Di mia quella... mamma mi raccontava che papà, mio papà, disse lascia tutti i servizi di casa, lascia tutto, vestiti bene e andiamo vai alla Vittorio Veneto a volare. Le mise le ali a piedi e andò a votare, finalmente. Grazie signora. Grazie. La grazie. Signora accanto chi è? La signora ecco Maria Schisano. Buonasera signora Maria Schisano, Maria Teresa. Maria Teresa. Anche lei è andata per la prima volta a votare allora. Faccio la stessa domanda. Sì. Ma era emozionata di quello che stava, per quello che stava succedendo? Io ho votato per la Repubblica con piacere. Ecco, quindi è stata una avanzata, sì, diciamo, sì, emancipata per il tempo. Una monarchica. Presso pubblica. Monarchia è uno solo. Bravo, quindi avevo un concetto diverso della vita futura. Io ho studiato il latino. Ecco, e quindi è logico. Lei è stata, loro due sono le fondatrici del CIF di Sorrento, Centro Italiano Femminile, che ha preparato le donne alla vita comune e al voto, perché nel 1945 a Sorrento hanno fondato il CIF, che è diciamo, uno dei punti di riferimento che ha formato poi le donne per il voto e per tutta l'emancipazione, ha collaborato all'emancipazione femminile. Tu sei stata la presidente del CIF? La prima presidente del CIF. E anche la vitamina. Sì, ecco. Però le storie sono diverse, un'altra storia, quella del CIF, è proprio quella di formazione, perché la di prima cui parlavamo donna, prima, la la formazione. Prima donna, la donna che stava nella Costituente, Maria Federici, ha fondato il CIF. Quindi era quella che ha dato la stura all'emancipazione delle donne. E quindi noi dobbiamo ringraziare sia il CIF che all'UDI, che era l'associazione diciamo, di sinistra, che ha fatto emancipare le donne. Ma infatti abbiamo la signora che ha votato per la Repubblica e la signora che ha votato per la Monarchia. Grazie per la vostra testimonianza. Chi altro abbiamo qui? La signora Anastasi. Buonasera, Anastasi. Un'altra ragazza del 46. Anche lei è andata a votare per la prima volta. Era emozionata? È molto emozionata. Non riesce a parlare. Vabbè, non ti preoccupare, parla, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, Anna. E stai parlando così bene. Era emozionata anche allora quando è andata a votare? Quando hai votato la prima volta, eri emozionata quando hai votato nel 40, 46, nel 2 giugno del 46. Ti ricordi? No, io non ho votato. Come hai votato? Io sono del 25. Appunto, hai votato il 46. 21 anni avevi. Ma forse era molto emozionata. 21 anni tenevi, hai votato il 40, adesso non ti ricordi più, vabbè non fa niente, va bene così. E invece lei l'abbiamo già intervistata prima e ci ha detto, sì, sono andata a votare. Beh, è logico che sono andata anche perché il mio è un ambiente di persone che vivevano la loro vita e hanno abituato i miei figli ad amministrarci non solo da sola, ma ad amare la libertà e amare l'arte, la musica e tutto quello che addolcisce la vita. Quindi auguro e invito tutti ad amare la nostra bella penisola sorrentina, perché gli anni si possono riempire solo con l'amore per il bello. E qui ne abbiamo a morire, da Ravello ad Amalfi Lumo, da Positano al sentiero degli sì. Dei. Bene.
grazie. Io prima di cominciare farei un grandissimo applauso a tutte le donne e soprattutto alle quattro signore che abbiamo qui in prima fila che possono dire io c'ero. Io c'ero. Ma io c'ero è importantissimo per il io c'ero, perché questo è stato veramente un momento straordinario della vita del nostro paese.